Ciao a tutti. Allora, brevemente facciamo un riepilogo perché se ne sentono un po' troppe gare in giro sul peso dell'arco. Sul peso dell'arco nudo. Allora, sento dire il riser non può pesare meno di 2 kg, deve sempre essere più di 2 kg, deve essere stabile, se no i punti non vengono, se lo appesantisco faccio più punti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qual è il mio consiglio? Non è la verità assoluta, ovviamente, perché non esiste la verità assoluta per nessuno, però un consiglio, bene o male, ve lo devo dare. Sì, appesantire l'arco può essere un buon sistema per limitare i propri errori, però assolutamente dovete prima di tutto migliorare la vostra tecnica. Non è limitando gli errori che aumenteranno i punti, ma soprattutto non dureranno nel tempo e non scavalcherete mai e poi mai, se non affinerete la tecnica, prima di tutto un punteggio importante, ad esempio 530 punti indoor, non le raggiungerete mai, solamente modificando il materiale per limitare i vostri errori. Questo arco, che secondo me è il miglior settaggio possibile per quanto riguarda il peso, l'arco tutto completo, così come lo vedete, quindi pronto a tirare, pesa esattamente 2 kg, tutto completo. Il riser, l'impugnatura, compreso di resta e bottone, pesa 1 kg 610 grammi. Qualcosa meno, ovviamente, se togliamo bottone e resta. Questo è, secondo il mio modestissimo parere, è il peso ideale per imparare una buona tecnica. Vediamola. Tenete a mente, questa è la, non vorrei che mi cadesse, è l'impostazione dei pesi. Come vedete, se io lo tengo sul punto pivot in equilibrio, questa è la sua posizione e questa è la posizione, diciamo, ideale, però senza superare un peso troppo elevato. Qua abbiamo già il non plus ultra per quanto riguarda il tiro, ma come vedremo più avanti, anche con un arco decisamente inferiore come peso, lo vediamo dopo. Ora vediamo il tiro normalmente come io lo effettuo io, e con l'arco settato con un riser da 1,610 kg e 2 kg completo, e vediamo un po' come una giusta tecnica, come un giusto rilascio. Allora, allineiamo lo stringhe dei 18 metri, allineiamo le spalle, rilassiamo tutto quello che c'è da rilassare, come dicono i fondamentali, e andiamo in ancoraggio. Ecco, questo è il tiro, questa è una tecnica precisa, la testa non si è mossa, siamo stati il giusto tempo in mira e soprattutto il polso si è rilassato e il braccio è rimasto verso il bersaglio con la mira. Rivediamolo di nuovo, sempre lo string dei 18 metri, eccolo, tutto fermo, espansione sul piano verticale, e questo è il tiro, le dita si sono rilassate. Questo, ahimè, è da curare prima ancora di aumentare il peso. Vediamo velocemente un altro arco, un classico arco da olimpico di basso costo, un entry level, questo è un Winstar, e vediamo che
questi tipi di archi che sono stati, sono economici e sono stati fatti per l'arco olimpico, addirittura pesano di più sulla parte superiore, tant'è che se io provo a tenerlo, ecco cosa succede, vedete, pesa di più sulla parte superiore, perché è stato fatto per l'arco olimpico, in cui c'è da mettere tutta una stabilizzazione, tutta un'altra serie di teorie, di attività da compiere per stabilizzare l'arco, quando dobbiamo uscire dal beaker, quando abbiamo una certa potenza dell'arco, eccetera, 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 eccetera. Cosa che nell'arco nudo assolutamente non avviene, perché sennò gli archi istintivi non dovrebbero mai neanche fare un punto. Invece sono gli archi istintivi, con una buona tecnica e un arco leggerissimo, riescono a fare degli ottimi punteggi. Quindi, prima di tutto, la tecnica. Vediamo il tiro con quest'arco, un arco che assolutamente, come vedete, è terribile per quanto riguarda il peso, addirittura c'è più peso nella parte superiore. Vediamo come avviene il tiro, sempre come abbiamo visto prima, lo stringe in 18 metri, allineiamo le spalle, mano rilassata, ancoraggio, ha scacciato, ahimè, non ha scacciato, quindi anche con un arco che non dovrebbe in teoria andare bene, ma con una buona tecnica, una tecnica decente che abbiamo imparato perlomeno nei caratteri fondamentali, riusciamo comunque a limitare completamente gli errori senza appesantire l'arco. Rivediamolo di nuovo. Ecco qua. Tutto qua. Quindi mi raccomando, non andiamo a impegolarci col peso faccio più punti, con metto il peso di sotto così gira di meno, a parte il fatto che il centro di massa è in questa zona qua, quindi al massimo il peso si mette in questa zona e non più basso, anche se lì poi possiamo anche capire che può essere una cosa soggettiva, però prima di tutto la tecnica di fondamentali, non muoversi, sguardo verso il bersaglio anche dopo il tiro, le solite cose che abbiamo anche imparato ovviamente nel nostro corso per neofiti che abbiamo fatto. Dobbiamo solo mettere bene in pratica quello, tirare tante frecce e dopodiché, senza esagerare, possiamo aumentare leggermente il peso del nostro arco per trovare un comfort adeguato alla nostra tecnica. Tutto qua. Quindi non andiamo a impegolarci e appesantire l'arco quando non abbiamo ancora una tecnica adeguata. Teniamo pure l'arco leggero, ma impariamo prima una buona tecnica di base. Grazie, ciao a tutti.